Buongiorno a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo assieme una meravigliosa minestra con cavolo nero e ceci. Qui ho dei ceci che ho già messo in ammollo perché li ho presi secchi, li ho messi in ammollo una notte intera e li ho lessati. Qui invece ho il cavolo nero che ho lessato velocemente in acqua salata. Ok? Dunque, questa è una minestra velocissima, molto buona e gustosa, perfetta soprattutto per le serate invernali più fredde. Come vedete, in una pentola ho già messo un goccino di olio evo e in più ho messo carota, cipolla e sedano a soffriggere leggermente. Ci metto un pochino di sale e aggiungo una patata media che ho precedentemente grattugiato. Farà sì che la nostra minestra verrà bella densa. Adesso facciamo andare un pochino e poi pian piano aggiungiamo tutti gli altri ingredienti. Ci tenevo a dirvi una cosa prima che dimentico. Quando ho lessato i ceci ho mantenuto anche l'acqua di cottura, eccola, ed io quest'acqua di cottura l'andrò ad utilizzare adesso per fare la minestra. In questa maniera la minestra mi verrà più saporita, più profumata e soprattutto ancora più corposa e densa. Ok, allora diamoci qualche minutino affinché anche rosola un po' il nostro soffritto con la nostra patata e poi aggiungiamo gli altri ingredienti. Eccoci, allora il nostro piccolo soffritto è pronto. Adesso aggiungiamo i ceci. Facciamo insaporire, aggiungiamo il cavolo nero, adesso mettiamo l'acqua di cottura dei ceci e lasciamo insaporire per bene l'acqua. Ecco, logicamente metterete il quantitativo di acqua che avete a disposizione secondo quanta minestra dovete preparare, senza farla troppo liquida. Questa è bella comunque quando si infettisce un pochino. Ne vedo poca, ne aggiungo un altro po'. E adesso la lascio andare un pochino, non troppo, perché i ceci comunque sono già stati lessati. Se facciamo andare troppo la cottura, cosa succede? Che dovendo poi cuocerci anche la pasta, i ceci tendono a perdersi la pellicina e poi insomma è brutto avere la pellicina che galleggia da sola senza i ceci, insomma. Quindi adesso io lascio insaporire un pochino, poi quando riprende il bollore noi a questo punto possiamo anche aggiungere e calare la pasta. Se invece questa minestra ve la preparate magari in anticipo al mattino per poi gustarla la sera, arrivata a questo punto potete lasciarla insaporire un pochino, poi mettete il coperchio, spengete la fiamma e la lasciate per la sera. La sera gli rifate riprendere il bollore e poi calate giù la pasta. E quindi insomma è un piatto anche da potersi preparare con ampio anticipo. Eccola qui, quindi io adesso copro, faccio sobbollire un pochino e dopo andrò a buttare giù la pasta. Eccoci, siamo pronti a buttare la pasta. Come vedete le nostre verdure stanno in ebollizione, quindi mettiamo giù la pasta. Io ho scelto questo formato
che è piccolina e si adatta comunque bene alla nostra minestra, ma voi potete scegliere di talino il formaggio o il formato che più vi piaccia, insomma. Adesso rimetto il coperchio e faccio cuocere piano piano piano. Eccoci qui, la nostra minestra è pronta. Logicamente assaggiate di sapidità e se c'è bisogno aggiungete un pochino di sale. A questo punto non mi resta da far altro che metterla nei piatti. Poi la porterò in tavola, aspetterò qualche minuto per farla riposare un pochino e poi chiamerò tutti in tavola. Ecco qui. L'ultima cosa che dobbiamo fare è aggiungerci un pochino di parmigiano, che le renderà ancora più saporita e gustosa. Ed ecco qui la nostra minestra con ceci e cavolo nero è pronta per riscaldare la nostra serata invernale. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia in questa nuova avventura culinaria. Vi auguro una buona serata e aspetto un vostro like se vi è piaciuta la ricetta. Buona serata, ciao!